Allora, come potete vedere qua abbiamo il nostro pannello accessibile e qui abbiamo il nostro woofer che adesso andremo a sostituire. Dovrebbe essere un woofer da 18 circa. Stacchiamo qui e trapaniamo tutti questi rivetti. Andiamo a vedere dove piazzare questo piccolo crossover. Ho deciso di piazzarlo qua. Là. Come potete vedere, il connettore che alimentava il woofer, ho tagliato i due fili che portavano il suono al woofer. Questi due fili andranno ad alimentare il crossover. Poi non farò altro che collegare il woofer qui. I tweeter, ho già collegato i primi due fili che andranno direttamente al tweeter. Allora, qua ho installato questo adattatore, fili pronti per collegare questa cassa della Phonocard da 20 cm. Ed ecco la nostra cassa pronta, montata e finita. E guardate un po' chi è arrivato qua. Lavoro e portiera finito.